13.000 spettatori, vittoria tutto cuore grinta in rimonta, condizione atletica brillante, qualche errore di troppo nel primo quarto d'ora, ma conti fatti una bella serata. E si perdona anche Lescano? Ah sì, purtroppo secondo me non l'ha visto, perché lui ha stoppato quella palla, diciamo, non benissimo, e poi è tornato sul pallone e non ha visto arrivare l'avversario, per cui ci può stare. E a fin lì aveva fatto una grande partita di sacrificio anche lui. Questa sera devo dire che è stata veramente una partita del cuore, perché se vogliamo abbiamo iniziato maluccio, abbiamo sbagliato, abbiamo regalato il gol a loro, dopodiché abbiamo ripreso la partita in mano, siamo stati anche fortunati sul palo dell'Entella, e poi siamo stati bravi a pareggiarla, addirittura ad andare in vantaggio con un uomo in meno. Ecco, se la sente di dire che dopo l'espulsione di Lescano, due magie di Zeman dalla panchina, si è visto un Pescara migliore? Ma no, secondo me quando abbiamo ripreso la partita il Pescara stava già molto meglio, poi dopo è chiaro che il mister sta là per questo, vede i ragazzi tutta la settimana e quindi prende delle decisioni che sono, come al solito, state giuste. Quella di Boben all'inizio dipende da scelta tecnica o Pellacani aveva qualche problema? Non lo so, perché ma io ho detto in settimana che noi non avevamo il problema, anche se ci spiaceva per Brosco, ma non avevamo il problema perché abbiamo dei difensori che sono bravi tutti. Boben ha fatto una gran partita stasera, ma così come ha fatto una gran partita Mesic, che purtroppo penso che non abbiamo al ritorno. Salterà la gara per squalifica al pari di Lescano. Sì, poi rientrerà chiaramente a quel punto Brosco, ma comunque abbiamo Ingrosso, abbiamo Boben, abbiamo Pellacani, quindi non credo che sia quello il problema. Presidente, le faccio commentare la festa dei 13.000, numeri alla mano, mancata qualche centinaia di persone per battere il record con il Catanzaro, ma lì c'erano 2.000 di Catanzaro. Ma se il Pescara avesse sempre questo pubblico, secondo me farebbe molto di più, perché è chiaro che il pubblico è il 12° uomo in campo, poi oggi sono stati veramente fantastici. Una domanda per il presidente Sebastiani, la giro io al massimo dirigente biancazzurro. Naturalmente la farà Fabio Ferraresi. No, ma io, ricollegandomi alla considerazione che ha fatto adesso il presidente, volevo chiedergli quanto c'è, secondo lui, dell'appeal di Zeman rispetto a tutto questo pubblico che è tornato, o è soltanto l'evento importante che comunque Pescara è sempre presente? Io penso che ci sia tanto anche del mister. Chiede Fabio Ferraresi, che naturalmente la saluta, presidente, quanto c'è di Zeman, di appeal zemaniano in questo pubblico che è tornato così caloroso, o è l'evento che ha richiamato il grande pubblico? No, c'è il mister, c'è la squadra che sta facendo bene, e noi lo sappiamo che a Pescara poi gli entusiasmi arrivano facilmente se la squadra, io l'ho sempre detto dall'inizio, se noi avessimo fatto risultato in quella partita col Catanzaro probabilmente avremmo continuato su quella scia, non l'abbiamo fatta, si è spento un po' l'entusiasmo perché poi abbiamo fatto veramente male, però quando la squadra ha cominciato a giocare poi obiettivamente sono sempre risultati in queste categorie che ti portano le persone allo stadio, ripeto, le persone, gli sportivi, perché i tifosi, quelli che ci sono sempre stati e hanno sempre dato una mano a questa squadra. Presidente, l'ultima e la salutiamo. Che partita aveva immaginato senza l'errore dal dischetto di Lescano nel primo tempo? Ma no, non... purtroppo lui tira sempre forte. Oggi ha provato a piazzarla e il portiere è stato bravo non solo sul rigore ma anche sulla ribattuta, forse anche di più sulla ribattuta di Merola. Ci sta che puoi sbagliare un rigore, di solito i rigori li sbagliano quelli che hanno sempre fatto gol normalmente, quindi è successo anche oggi questo, però la squadra è stata tranquilla, è rimasta tranquilla, ha giocato quello che sa giocare e ha fatto molto bene, quindi non c'è da dire nulla. Abbiamo visto veramente delle bellissime giocate, poi mi ripeto, ma abbiamo un giocatore che di due categorie superiori sicuramente, perché quando uno al 92esimo in un metro salta sei giocatori, e credo che, lo voglio rivedere quell'azione perché credo ci sia stato anche il fallo su Rafià. Però, riferisce a Rafià naturalmente. Sì, mi riferisco a Rafià perché veramente ha deliziato oggi la platea con delle giocate di un altro livello. Anche nel primo tempo, quando forse per mezz'ora è stato l'unico a tenere un po' a galla il Pescara.
Sì, ma è un giocatore con delle qualità, prova la giocata, non ha mai paura. È una cosa importante per questa squadra avere un giocatore, un riferimento di quel tipo. Se l'andiamo a vedere, poi la palla passa sempre tra i suoi piedi. Però, ripeto, questo non significa che il resto della squadra non abbia fatto molto bene, così come dicevo prima.